Va bene, allora proseguiamo il discorso che abbiamo intrapreso questa mattina a proposito dei fenomeni che riguardano l'attrito. Abbiamo considerato come esempio il piano inclinato in condizioni di moto diretto o moto retrogrado. Andiamo ora a considerare un'altra situazione simile a quella precedente. E vi ho accennato l'esempio del click dell'automobile e quindi ora andiamo a considerare proprio questo. Facciamo uno schema per capire come la schematizzazione che vedremo da qui a poco relativamente al sistema cuneo-cardine sia strettamente collegato a quello che è un componente di macchine abbastanza importante, cioè il sistema vite-madrevite. Ipotizziamo di avere quindi una vite con un filetto, per semplicità, a sezione rettangolare, va bene? Quindi andiamo a fare questo schemino, proviamo anche a rappresentare se una cosa la sappiamo disegnare, vuol dire che in qualche modo l'abbiamo capita. Ok, non possiamo dedicare troppo tempo a questo, però questo ci aiuta a rappresentare una vite. Ok, questo per esempio è in maniera molto schematica la parte della vite e qui naturalmente ci sarà come accoppiamento la madre vite che vado anch'essa a schematizzare in questo modo. Disegno solo una parte, ok? Quindi questa è la vite e questa è la madre vite. Allora possiamo qui andare a caratterizzare un raggio medio, che è questo, un raggio medio, e quindi possiamo andare ad applicare una coppia motrice che genera una velocità angolare in corrispondenza dell'azione di un carico che può immaginarsi applicato qui. Okay. Bene, la cosa interessante è che noi possiamo andare a schematizzare in maniera agevole questo meccanismo che, come vedete, non è nient'altro che una coppia cinematica inferiore elicoidale, quindi il moto relativo è elicoidale perché deriva da una combinazione di rotazione e traslazione, rotazione e traslazione che sono combinate tra loro naturalmente per il tramite del passo della vite. Va bene? Ok. In questo caso a me preme mettere in evidenza quanto segue. Quindi se noi andiamo a rappresentare un sistema di questo tipo, cioè immaginiamo di andare ad aprire la vite e quindi di conseguenza questo sarebbe lo sviluppo del piano del cilindro di raggio RM, questo è 2π RM, ok? Come raggio medio preso rispetto al filetto a sezione rettangolare. Naturalmente l'altezza
è uguale al passo, va bene? Quindi immaginate di tagliare questo cilindro, di aprirlo nel piano con uno sviluppo 2πr e naturalmente avrò un passo dove questo è alfa, che non è nient'altro che l'angolo di inclinazione del filetto, va bene? L'angolo di inclinazione del filetto. Bene, quindi poi può essere la filettatura destra o sinistra, ci sono varie soluzioni, ma la cosa importante è che noi possiamo vederla in questo modo, cioè come in un sistema cuneo cardine. Questo è molto importante perché ci semplifica notevolmente le cose. Quindi questo è il cuneo e questo è il cardine, ok? Quindi nel momento in cui, naturalmente qui devo considerare dei vincoli, quindi uno spallamento qua per esempio, sicuramente uno spallamento del piano, quando io vado a spingere in questo modo il cuneo, cos'è che determino? Un sollevamento del cardine, giusto? Ed è esattamente quello che accade qui, se io faccio girare in questo senso la vite, immaginando che il verso sia questo, ok? Praticamente dovete vedere questo filetto che si incunea nel corrispondente filetto della madrevite e di conseguenza determina il sollevamento della madrevite, giusto? Quindi se vogliamo andarlo a rappresentare proprio qui sopra, diciamo che possiamo vederlo in questo modo, no? Questo è il cuneo e questo è il cardine, dove il cardine però è solidale, attenzione, alla madrevite, e il cuneo è solidale alla vite, secondo questa schematizzazione, va bene? Ripeto, questa può essere trasformata in questa. Questo discorso è molto interessante perché ci porta a scriviamo queste formulette che ci possono tornare utili. Quindi possiamo dire che se noi applichiamo una forza P con I ideale, come andremo a dimostrare, questa sarà uguale a Q per la tangente di alfa. Però in effetti quando noi utilizziamo questo sistema piuttosto che questo, qual è la differenza? Perché qui ragioniamo con delle forze, quindi la P ideale è legata alla Q, il carico, per il tramite della tangente di alfa, dove alfa è l'angolo di inclinazione del filetto. Va bene? Questa la dimostriamo, questa formuletta la dimostriamo subito. Ma quello che volevo mettere subito in evidenza è l'analogia con il sistema vite madrevite. Quindi questa è la formuletta, ma in realtà qui noi applichiamo che cosa? Una coppia piuttosto che una forza. Va bene? E praticamente questa coppia motrice è data semplicemente da questo Q per R, cioè la tangente di A. Quindi come vedete c'è un immediato legame, si tratta semplicemente di moltiplicare per R, perché la P con I sarebbe questa in effetti, ok? Questa P con I in effetti va a determinare un momento rispetto all'asse della vite stessa e quindi moltiplicato per R, ok? Quindi la P con I che è uguale a Q tangente alfa per R mi dà QR tangente alfa, cioè la coppia motrice. Quindi vedete che il legame è veramente immediato. Detto questo, concentriamoci sul sistema cuneo cardine e andiamo ad analizzare quindi il moto diretto e il moto retrogrado in questo nuovo meccanismo. Allora, lo schema lo impostiamo in questo modo. Questo è il cardine, andiamo qui a rappresentare il cuneo, facciamo in questo modo, questo c'è un vincolo che naturalmente deve essere uno spallamento, questo angolo di inclinazione è il nostro angolo alfa, immaginiamo qui di andare ad applicare una forza che è la forza motrice P e qui abbiamo un carico che è il carico Q. Va bene? Dove
questo è il telaio 1 come vincolo, indichiamo il cuneo con 2, per esempio il con 3 il cardine. Va bene? Andiamo a considerare prima di tutto, analogamente a quanto fatto prima, il modo diretto. Ok, consideriamo il modo diretto. In questo caso, a differenza del blocchetto, abbiamo due elementi mobili, no? Sia il cuneo che il cardine. Andiamo a considerare, come al solito, prima la situazione ideale, che è quella più semplice. Quindi, dobbiamo considerare l'equilibrio del corpo 3, non mi dimenticare mai di considerare una superficie immaginaria che racchiude il corpo del quale vogliamo scrivere l'equilibrio, statico, dinamico che sia, in questo caso statico. Statico perché stiamo parlando di modo diretto, quindi modo diretto vuol dire che ho una V costante di salita, ma che naturalmente è legata ad una V che concorde alla forza motrice. Va bene? Ok. Quante sono le forze che agiscono sul cardine? Beh, sicuramente il carico Q, dopodiché c'è una reazione vincolare di questo piano che in assenza di attrito è perpendicolare alla superficie, ok? E che sarà posizionata dove? A rigore dovrebbe essere posizionata nel baricentro del diagramma di carico, perché lì naturalmente ci sono delle forze di contatto e quindi un carico distribuito. Va bene? Ok. Analogamente, qui ho un altro contatto, perché è il contatto tra cuneo e cardine, anche questo è un contatto distribuito, e ho naturalmente una risultante, sempre ragionando con i sistemi equivalenti cui abbiamo prestato attenzione nelle lezioni passate. Comunque sia, al fine di garantire l'equilibrio, questo cardine deve essere in equilibrio alla rotazione e in equilibrio alla traslazione. Per essere in equilibrio alla rotazione queste tre forze devono essere concorrenti, quindi noi possiamo tranquillamente ipotizzare una direzione che è questa ed una direzione dell'altra forza che è questa e che è concorrente con le altre due in modo tale da garantire l'equilibrio alla rotazione. Va bene? Ok, conosciamo una forza e le direzioni delle altre due, quindi sono concorrenti, quindi l'unica cosa che devo imporre è che cosa? L'equilibrio e quindi la chiusura del poligono per forze. Quindi se questa è la Q, la faccio più grande per fare un disegno più chiaro, avrò una direzione della reazione che è questa, la reazione tra 1 e 3, e avrò l'altra direzione della reazione che è tra 2 e 3. Quindi naturalmente questo angolo è uguale ad alfa, il poligono è questo, 0, 1, 2, coincide con 3, e quindi le forze sono queste. Le frecce si rincorrono e otteniamo questo risultato. Ok? Dove questa è la R 2, 3 e questa è la R 1, 3, cioè la reazione che il corpo 1, sarebbe anche il telaio in questo caso, esplica sul membro 3 e quella scambiata tra 2 e 3. Ok? Bene, ma questo è l'equilibrio di chi? L'equilibrio del cardine. Ok? Siccome in questo caso noi abbiamo un meccanismo con tre coppie prismatiche, naturalmente dobbiamo considerare l'equilibrio anche della parte di sotto, cioè del cuneo, in modo tale da poter scrivere una relazione tra la forza motrice che agisce sul cuneo e la forza resistente, cioè il carico che agisce sul cardine. Quindi necessariamente per porle in relazione devo considerare l'equilibrio di entrambe. Va bene? Ok, allora anche qui naturalmente il principio di azione e reazione. Qui ho una reazione di 3 su 2 che è uguale e contraria, la direzione della P la conosco, questo è il punto di intersezione e questa è la direzione della reazione di 1 su 2, sempre nel caso ideale in assenza di attrito. Conosco le direzioni e vado avanti. Posso costruire, disegnare
il poligono delle forze che corrisponde all'equilibrio del cuneo direttamente su questo, in sovrapposizione. Perché? Perché ho una reazione di 3 su 2 che è uguale al contrario a questa. Quindi lo zero del secondo poligono delle forze parte da qui. Possiamo dire che questo coincide con 0 primo, giusto? Perché? Perché la R32 è uguale al contrario a questa, quindi ho una freccia che va verso il basso. Quale azione di 3 su 2? Perché? Perché ora sto considerando l'equilibrio di 2, cioè del cuneo. Quindi attenzione a non confonderci. Poi conosco la direzione della B, che è orizzontale, la riporto qui, e conosco la direzione della R12, che è verticale, e che la riporto qui. Ok? Ho trovato questo punto, quindi questo sarebbe, per il secondo poligono delle forze, sarebbe 1 primo, questo punto è 2 primo, e questo si chiude naturalmente su 3 primo. Va bene? Quindi la forza P alla fine è questa, naturalmente è una P ideale, perché questa è stata ricavata trascurando l'attrito, e questa, per finire, sarebbe la reazione di 1 su 2. Quindi ho sovrapposto i due poligoni delle forze. Uno corrisponde all'equilibrio del cardine, l'altro corrisponde all'equilibrio del cuneo. Bene? E vedete come la formuletta scritta prima viene fuori immediatamente. Cioè P con I è uguale a Q tangente alfa. È immediato, no? Perché questi sono triangoli rettangoli, e quindi praticamente questa P con I è uguale a questa. Se considero questo triangolo rettangolo, ovviamente la P con I è uguale alla Q per la tangente di alfa, cioè opposta alla P. Ok? Quindi questa formuletta l'abbiamo dimostrata e viene direttamente fuori da quella. Se poi, anziché considerare cuneo cardine, vado a considerare, come detto prima, un meccanismo equivalente, cioè vite madre vite, naturalmente l'unica differenza è che ci avrò questo raggio e avrò una coppia, perché qui avrei P per R che è uguale a Q tangente alfa per R, naturalmente, cioè moltiplico per R prima e secondo me. Quindi P per R mi dà la coppia motrice e dall'altra parte viene fuori la coppia resistente. Ok? Quindi l'estensione di questo meccanismo a quello è limitata. Bene, questo è un riferimento nel caso ideale, no? È un riferimento che ci aiuta a ragionare. Però è chiaro che noi abbiamo a che fare con l'attrito, consideriamo in modo diretto, vediamo che succede in presenza di attrito. Allora qui potremmo anche fare un distinguo, mi spiego, cioè potremmo andare a considerare soltanto l'attrito nel contatto 2-3 e trascurare l'attrito con i vincoli, oppure considerare l'attrito dappertutto come in realtà è. Ok? Mettiamoci appunto nel caso più generale. Allora, ci troviamo in situazione in modo diretto. Per rappresentare le forze di attrito dobbiamo sempre guardare le velocità. Siamo in condizione di attrito dinamico, va bene? Guardiamo le velocità. Quindi questo è il modo diretto, quindi il cuneo si muove verso destra, il cardine si muove verso l'alto, giusto? Benissimo. Quindi quali sono le forze di attrito? E qui praticamente abbiamo una direzione per quanto riguarda la reazione 1-3, che deve essere inclinata di φ, perché ipotizziamo naturalmente di conoscere il coefficiente d'attrito, immaginiamo che sia uguale in tutte e tre le coppie prismatiche per non complicarci ulteriormente la vita. Ecco, e la reazione deve essere inclinata verso l'alto o verso il basso. Allora, il moto relativo del cardine rispetto a questo è che sale verso l'alto, per cui questa reazione deve essere diretta verso il basso. Andiamo a guardare anche il cuneo. Quindi in questo caso questo si muove verso destra, per cui la reazione sarebbe questa, giusto?
questo è Phil. Quest'altra reazione sarebbe questa, questo è Phil, per quanto detto prima, va bene? E poi dobbiamo andare a vedere questa reazione che è scambiata tra 2 e 3. Ecco, in questo caso è leggermente più complicato perché è un modo relativo, va bene? Quindi questa sarebbe la reazione di 2 su 3, va bene? Quindi è come se 2 fosse telaio nel modo relativo, va bene? Quindi che cosa succede? 3 rispetto a 2 che cosa fa? Sale, cioè va di qua, va bene? E quindi naturalmente questa reazione deve essere inclinata di phi in questo senso, cioè verso destra, va bene? Qui si può fare anche l'analisi cinematica per rilevare le velocità, naturalmente. Cioè se io fossi interessato alla parte, diciamo, numerica delle velocità, possiamo anche affrontarlo, il problema è abbastanza semplice, questo facciamo più alto. Se andiamo a fare l'analisi cinematica, andiamo a considerare per esempio un punto di contatto, qui avrei la velocità del punto B, se questo è il punto B, e questa sarebbe il corpo 2, questo è il corpo 3, questa sarebbe la velocità di P appartenente a 2, giusto? Perché tutto il corpo 2 sta traslando con una traslazione rettilinea. Ci siete? Qual è la direzione della velocità di 3? Sale, quindi questa è la direzione della velocità di 3. Qual è la direzione della velocità relativa? È questa. Quindi se noi ipotizziamo di conoscere la V di P appartenente a 2, noi sappiamo dalla cinematica che la V di P appartenente a 3 uguale alla V di P appartenente a 2 più la V di 3, 2. Giusto? Questo è quello che dice la cinematica. Diagramma delle velocità, questa è la VP2, quindi questa è nota, la direzione della velocità relativa è questa, la direzione della velocità assoluta, che però ci conviene scusare, la rifacciamo qui, va bene lo stesso, ma è più chiaro far partire le velocità assolute dal polo, eccola qui. Questa è la V di P appartenente a 2, questo è il polo del diagramma polare delle velocità in questo caso, questa è la V P appartenente a 3 e questa sarebbe la velocità P 3, 2. Quindi come vedete possiamo facilmente ricavarla da un'analisi cinematica. Va bene? Naturalmente anche qui in questo angolo è l'alfa. Quindi posso calcolare non soltanto il verso, ma anche proprio il valore numerico, qualora io conoscessi naturalmente almeno un input, cioè per esempio la velocità di P appartenente a 2, che è quella di traslazione verso destra del cuneo. Va bene? Quindi la velocità di salita è naturalmente pari a questa velocità per la tangente di A. Quindi posso calcolare numericamente anche questo. Ok, quindi questa sarebbe la velocità di 3 appartenente a 2, che come vedete è verso l'alto, quindi la forza di attrito è inclinata verso destra, in modo tale da dare una componente che si opponga naturalmente alla velocità relativa. Va bene? Ci siamo. Allora, detto questo,
da questa schematizzazione passiamo subito al poligono delle forze. Andiamo a costruirlo sopra questo, tutto in sovrapposizione. Andiamo a riportare, partiamo sempre dalla Q, andiamo verso il basso, questa è la Q, arriviamo nel punto 1, prima cosa avevo fatto? La parallela alla R2-3, adesso faccio la stessa cosa, la parallela alla R2-3 che però risulta inclinata di Φ verso destra, giusto? E quindi qui è molto semplice, vado a fare questo. Questo angolo è Φ. E sarebbe la direzione della nuova R2-3 in considerazione dell'attrito per il moto diretto. Va bene? Qual è l'altra forza? L'altra forza è la R1-3, giusto? Prima qual era? Era questa qui, perché era perpendicolare al contatto in assenza di attrito. Viceversa, ora è inclinata verso il basso di Φ, ok? Quindi io parto da qui, poiché si deve chiudere il poligono, e riporto quest'altra lettera. Questo angolo è ancora Φ. Questo nuovo poligono delle forze si chiude qui, quindi sarebbe 0, 1, questo sarebbe il nuovo 2, se volete 2, 3, e qui si richiude con 3, 3. Quindi questa è la reazione R2-3 reale. Quindi prima ci trovavamo nel caso ideale, queste erano tutte ideali. Questa è la R2-3 reale per il moto diretto e questa di sopra è la R1-3 reale sempre per il moto diretto. Va bene? Allora completiamo prima i poligoni delle forze e poi scriviamo le equazioni, cioè le formule, per risalire analiticamente a queste forze. Abbiamo così considerato l'equilibrio del cardine sulla falsa riga di quanto fatto prima, andiamo a considerare l'equilibrio del cuneo, però in presenza di attrito. Va bene? Dove siamo partiti prima? Vedete qui abbiamo 0', principio di azione-reazione, adesso facciamo la stessa cosa. Cioè qui vado a prendere un 0, se volete 4. Sarebbe il poligono di equilibrio del cuneo in presenza di attrito. Va bene? Quindi questa volta devo scendere giù perché le forze sono uguali e contrarie, considerando l'equilibrio del cuneo, quindi da qui scendo giù e sono arrivato qui. Arrivato a questo punto ho considerato questa forza. Va bene, posso schematizzare anche qui così, ho considerato quella forza, devo andare a considerare la direzione della P, ma quella è invariata, è costante, e quindi naturalmente questa è ancora orizzontale, e la vado a riportare qui. Come si chiude il poligono delle forze del cuneo? C'ho questa reazione, come vedete, è inclinata verso sinistra perché deve opporsi a questa velocità relativa, la P2, perché il cuneo sta traslando verso destra. Va bene? E allora, per fare un disegno più chiaro, ci riportiamo questa. Nel disegno sono sempre fondamentali le linee di costruzione, prima le linee di costruzione e poi si fa il disegno vero. Va bene? E questa è inclinata di Φ ed è quello che vado a fare. Eccolo qua. Questo angolo è Φ e ho trovato questo punto di intersezione. Se volete, questo punto di intersezione sarebbe il 2,4 del quarto poligono, o meglio del secondo, in considerazione di attrito. E quindi il poligono parte da qui, scende, va in questo punto e va in questo. Quindi queste sono le frecce che si rincorrono. E quindi questa sarebbe la R1-2 nel caso reale, e qui viene messo bene in evidenza che la nuova P sarebbe tutta questa. Come vedete è un bel po' più grande della P con I, di quella ideale, come è giusto che sia, perché siamo in condizione di moto diretto.
Va bene? Quindi se io devo sollevare il carico Q per il tramite della forza P, spingo e sollevo. È chiaro che se io ho l'attrito, l'attrito gioca contro e quindi mi devo spingere più forte per vincere anche l'azione dell'attrito. Attrito che è presente nei vincoli, ma è presente anche nell'accoppiamento cuneo-carico. Naturalmente ogni presenza di attrito chiaramente peggiora le cose, cioè fa incrementare ulteriormente la forza motrice, perché sono tutte forze naturalmente resistenti. Va bene? Quindi la P è un bel po' maggiore, naturalmente dipende dal coefficiente di attrito, qui ho un po' esagerato per fare il disegno più chiaro. Bene, e allora, con riferimento al primo triangolo, che è un triangolo qualsiasi della trigonometria, va bene? Andiamo a scrivere qualche formuletta, come al solito operiamo con il teorema di Sinus. E abbiamo che la R23, che sarebbe questo lato qui, sta a questo angolo, giusto? Cioè l'angolo opposto, e quindi al seno di questo angolo che sarebbe 90 più phi. Questo vedete, 90 più phi. Va bene? E quindi qui abbiamo il coseno di phi. Ok. Questo è uguale alla Q, cioè l'altro lato, rapportato rispetto al seno dell'angolo opposto. Ma qual è l'angolo opposto? È questo. Va bene? E allora dobbiamo esprimere questo angolo, ma qui abbiamo la somma degli angoli interni, naturalmente è 180, qui abbiamo alfa più phi, 90 e phi, giusto? Quindi se volessimo fare il conto dovremmo scrivere seno, facciamo tutti i passaggetti, di quanto? Di 180, la somma degli angoli interni, meno la somma di questi altri, che sono alfa più phi più 90 più phi, quindi più, diciamo, 2 phi più 90. Ecco, vi scrivo tutto questo perché avete proprio la traccia del ragionamento, no? Sarebbe alfa più phi, 90 e phi. Giusto? Benissimo. E allora, questa può essere naturalmente scritta in questo modo, quindi Q diviso il seno alfa più 2 phi in maniera più compatta, e abbiamo trovato un legame tra la R23 e la Q. Ma io sono in questo caso principalmente interessato non tanto alle reazioni vincolari quanto ad una relazione tra la forza di ingresso e quella di uscita, cioè la forza motrice e il carico. Quindi vado a considerare il secondo triangolo, cioè l'equilibrio del cuneo, giusto? Benissimo. E allora, considerando l'equilibrio del cuneo, abbiamo ancora la R23 o la R32, ma possiamo anche scrivere la R32, ma dal punto di vista scalare sono uguali, che sta a questo angolo. Ma questo angolo, se io guardo questo triangolo rettangolo sulla destra, questo è 90 gradi, sarebbe il seno di 90 meno phi. Giusto? E questo è uguale, devo chiamare in causa la P reale, che sta a quale angolo? Al seno di quale angolo? A questo qui, giusto? L'angolo opposto del secondo triangolo che deriva dal poligono di equilibrio del cuneo. Va bene? Allora, anche questo può essere espresso in questo modo. Qui avrei alfa più 2 phi, in effetti qui c'è un po' da ragionare. Questo sarebbe 90 meno alfa più phi. Questo abbiamo detto che è 90 meno phi, e poi 180 meno la somma di questi due ci dà quest'altro. Giusto? Abbastanza semplice.
lo scriviamo direttamente, abbiamo il seno di alfa più 2 fi. Va bene? Ok, quindi avendo applicato il teorema dei seni ad entrambi questi triangoli, che cosa otteniamo? Allora, P è uguale ad R3,2 che moltiplica il seno di alfa più 2 fi, questo mi dà il coseno di fi, giusto? Vado a sostituire la R3,2 che è uguale alla R2,3 ricavata dall'altra formula, quindi questa è uguale a Q per il coseno di fi diviso il seno di alfa, seno di alfa più 2, seno di alfa più 2 fi, c'è qualcosa che può dimenticare, ma qui c'è un altro allora, seno di alfa più 2 fi diviso questo fi, questo è giusto, su questo qui ci troviamo, e questa R2 che è Q, il coseno, qui c'è un coseno, questo è il coseno, qui c'è un coseno, c'è un coseno perché questo è 180 meno 90, quindi in realtà sarebbe 90 meno, per cui diventa coseno, non più seno. Ok, quindi c'è, qui abbiamo detto che dunque R2 uguale a Q coseno di fi diviso questo coseno, siamo a posto, e qui abbiamo il seno di alfa più 2 fi diviso il coseno di fi. Coseno e coseno si semplifica e otteniamo un risultato che è simile a quello di prima, cioè nel caso ideale che P è uguale a Q seno su coseno è la tangente di alfa. Bene? Eccolo. Tanto è vero che per Φ uguale a 0 naturalmente mi devo ritrovare questa formula, giusto? È uguale a Q tangente alfa quando Φ è uguale a 0, perché in questo caso naturalmente è più generale di quello precedente. Va bene? Ok, allora andiamo ancora avanti in questa direzione e andiamo a considerare sempre per il puro cardine il caso di moto retrogrado per fare delle considerazioni interessanti. Conveniente ragionare sullo stesso schema, perché questo ci aiuta a vedere appunto le differenze. Allora, quando parliamo di moto retrogrado, naturalmente abbiamo una situazione di questo tipo, quindi ancora una V costante, questo è il moto retrogrado, va bene? Quindi le direzioni delle forze rimangono invariate, la direzione del moto si inverte, come fatto prima nel caso del piano inclinato, del blocco sul piano inclinato. Cos'è che cambia? Come già visto prima, cambia tanto perché le forze di attrito si invertono, tutte, in tutte e tre gli accoppiamenti prismatici, qui e nel contatto con il cardine, e quindi naturalmente i risultati sono molto diversi, quindi andiamo a schematizzare la cosa subito,
sicuramente qui la FI deve essere riportata dall'altra parte, analogamente qui deve essere riportata dall'altra parte, avrò questa FI, questa volta che mi porta la reazione inclinata rispetto alla normale verso sinistra, e naturalmente anche qui avrò una FI che è inclinata dall'altra parte. Si invertono tutte le componenti di attrito, va bene? Ok, allora, detto questo, andiamo a vedere che cosa succede. Andiamo a considerare l'equilibrio del cardine, l'equilibrio del cuneo, esattamente sulla falsariga di quanto abbiamo fatto prima. Qual è il riferimento? No? Questa figura può sembrare complicata, però se ragioniamo riusciamo ad orientarci. Il riferimento è sempre il caso ideale, che è dato da alfa. Quindi io devo guardare questa linea. Ho ora una reazione che prima era inclinata verso destra, quindi vedete φ ruotato in senso orario. Quando vado a considerare il moto retrogrado, questo φ è ruotato, considerato in senso antiorario, va bene? E quindi vado a riportare questa direzione. Ok? Quindi questo è φ. E questa è una direzione. Per quanto riguarda la reazione 1-3, prima era questa, e quindi avevamo φ in senso, vedete, antiorario in questo caso, no? Verso l'alto, per definire questa posizione. In questo caso dobbiamo considerare verso il basso come direzione, va bene? Ed è quello che vado a fare. Eccola qui. Quindi questa è la nuova φ. Verso il basso individuo questo nuovo punto. Quindi come si chiude il poligono delle forze per il cardine? Abbiamo qui la R2-3, come vedete, rappresentata in blu, e poi il poligono che si chiude qui, e questa è la R1-3. Va bene? Andiamo avanti, andando a considerare l'equilibrio del cuneo, stesso ragionamento, ripartiamo da qui, uguale e contrario, andiamo verso il basso, la direzione della P rimane sempre quella, però cambia la direzione della R1-2, che questa volta è inclinata dall'altra parte. Va bene? E quindi io ottengo una direzione di questo tipo. Una direzione di questo tipo che rispetto alla normale, come vedete, è inclinata di fila dall'altra parte. E quindi la P è diventata questa. Ok? Parte da qui, qui, qui e poi si richiude di qua. Questo in blu, o entrambi in blu, sono i poligoni delle forze rispettivamente del cardine e del cuneo. Qual è la cosa che salta subito all'occhio? Che io ho una P che è ancora positiva. Qui succede qualcosa di simile a quanto succedeva nel caso del blocchetto sul piano inclinato. Quindi per avere il moto retrogrado, quindi va indietro, quindi il moto è contro la forza motrice, va indietro, va bene? Io devo comunque applicare una forza motrice positiva, cioè frenante, che quindi va contro il moto retrogrado, e io continuo a spingere, però il movimento è contro di me, chiaro? E moto retrogrado, qui anche succedono delle situazioni simili a quelle che abbiamo visto prima. Nel momento in cui andiamo a comparare, che cosa? L'angolo di inclinazione, non del piano, ma del piano cuneo-cardine, o se volete l'angolo di inclinazione del filetto, va bene? Con l'angolo di attrito.
dinamica.